Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Clash Royale. E oggi siamo qua per fare la sfida del Royale moderno. Cioè abbiamo un tot di carte limitate per poter giocare. Ora vi faccio vedere il mio mazzo che ho costruito. No, non è vero, non era questo, era con lei. Questo è il mio mazzo che attualmente uso per giocare. È molto particolare, molto offensivo, abbiamo sia la domatrice che la fuorilegge. Ah, c'è anche la nuova carta potenziata, interessante, che a me non piace. Però si potrebbe provare ad utilizzare, dato che il mazzo è molto leggero, la lavoriamo al posto del gelino. No, scherzavo. Va bene, prova di mazzo così generica e andiamo in partita. Ho già fatto un paio di giocate, per fortuna le ho vinte, e adesso vediamo come ce la caviamo. Tanto devo un attimo spostare quel coso lì. Bene 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 signori, siamo contro Fantasma Italiano. Interessante, vediamo cosa gioca lui, ok. Così vi faccio vedere la nuova carta. La nuova carta per me è un po' antipratica. Ok, va bene. Questa è stata praticamente preventiva. Va bene, ci siamo arrivati. Infatti l'avevo giocata bene preventiva. Questo è un po' un rischio perché, insomma, per fermare delle guardie potevo anche permettermi di fare di meno. Però vorrei... porca puzzola fastidiosa. Vediamo se riusciamo a tirargli... No, non riusciamo assolutamente a fare una bella cippa di nulla. Ok. L'unica maniera per riuscire a tenerla indietro per ora è questa e mi va abbastanza bene. Questo al volo, mi sono preso un po' di danni dal minatore, ma va bene lo stesso. Va bene, va bene. Ora già se mi togli quel mago zap mi va bene. In più dai anche due schicchere alla torre, ma sei micidiale. Micidialo. Guarda, ti frego così. Off. Che bella che è la cassetta. Però non avendo il... Dai, 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 carica. Bravissima, bravissima. La fuorilegge è micidiale, se si riesce... questo potevo evitarmelo, porca miseria. Non l'ha neanche toccato. Mi sta bene. Giochiamoci l'avveleno, che a quello mi dà abbastanza fastidio. Il nostro bellissimo Cherry Magico. Se muore da veleno mi fa un gran favore, grazie. Gioco questo perché? Perché essendo abbastanza resistente dovrebbe darmi il tempo per ricaricare abbastanza elisir. Non ho ancora giocato la domatrice in questo caso. E lui sicuramente adesso tirerà la Molotov lì. Come... No, non ha tirato quella. Peccato, 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 peccato. Non mi va bene perché adesso di nuovo lui va in torre. E io sono abbastanza contento. Passo, mi sta bene, mi sta bene. E adesso attacchiamo, non mi interessa di quello lì. Va bene, va bene, vai domatrice, vai, va bene. Ci sta abbastanza bene. In realtà è abbastanza bilanciato per ora come scontro. Bisogna essere più veloci. Va bene, va bene. Difendiamo qua. Veleno al volo. Ce la dovrei aver fatta. Esatto. One. Bam, tenuta per poco. Mi piace questo mazzo. La cassetta, per comodità la chiamiamo la cassetta delle guardie. Che casco. Bene, bene, bene. Terza vittoria per noi, zero sconfitte. Si va avanti. Che cacchio sta dicendo? La cassetta royale è molto buona, molto più buona del gelino in questo caso, dato che il mazzo già di per sé è molto leggero. Allora proviamo subitissimo a vedere come reagisce al miner, al minatore. Ok, reagisce un po' da pezzetto di fango. In questo lo difenderei così, guarda. So che stramba la questione. Devi... Dimmi che ci arrivi. Presa. Perfetto, perfetto. Ecco, ecco, ecco il mio problema principale. Non ho mica l'elisir per difenderlo lui. Tenteremo così. Ho paura di non riuscire a difendere. No, dai, dai, dai. Si difende, va bene. Al volo il manner, dimmi che ci arrivi. Dimmi che ci arrivi, dimmi che ci arrivi. Puff, va benissimo, bravo.
Così lo ingaggia lei. Dovrebbe fargli un po' di dannucci. Almeno non mi arriva a torre. Una schicchera? No, per niente. Quel ciccione lì sarà un problema non da poco. Non da poco. Ora. Dai, con la cassetta degli attrezzi. Veleno al tatticissima. Vabbè, un barbaro mi è arrivato a torre purtroppo. Questa mi sa che sarà un po' più complicata della precedente. Mi sa che sarà un po' più complicata perché il tizio grosso mi dà dei problemi non da poco. Quindi vediamo un po' come gestirla. Mi sa che qua mi tocca utilizzare il miner in maniera abbastanza scabrutta. Immaginavo. Ok. Non ce la farò, mi sa. 2, 3. Almeno una schicchera con quello mi basta. Mi sta anche abbastanza bene, ti dirò la verità. Miner, domatrice, ma non ce la farò mai perché lui tira il ciccione adesso. Esatto. Lo sapevo già e adesso difendermi è un parto. Sono arrivato a hit, ma... questa è già che sto tirando tutto tutto quello che ho. Buono, questo mi piace, forse no, non gliela faccio, peccato, bella partita. Come vi ho detto, il mazzo ha qualche problema a gestire quelli veramente veramente grossi. Purtroppo è stato questo il caso. Bel mazzo del mio avversario. Mi piacerebbe magari giocarlo, però non è questo il caso. Proviamo a fare un cambio tattico non da poco. Quindi, dato che l'abbiamo persa, adesso cambiamo mazzo. E volevo provare ad utilizzare l'oro. Non è una cosa consueta, però vorrei provare. Ovviamente lo alleggerisco in questa maniera qua e potrei alleggerirlo ancora di più, ma non credo che lo farò. Proviamolo così come viene. È un tentativo, vediamo se funziona. Perché queste tre? Perché queste tre aumentano in maniera decisamente strong i danni possibili, cioè i danni che posso fare, quindi non è malaccio. Ok, stregone del gelo. Non so cosa potrebbe avere, però io... per non perdere l'Isir ripartiamo da dietro. Eccole qua. Quello in realtà non mi dà particolarmente fastidio. Va bene, con una cantina ve la metto. Quanto stai investendo in questo attacco? Che non è andato a segno. Mi scusi, poteva fare anche meno. Allora, la veleno l'ha usata, giù i tre moschettieri. Ecco, i tre moschettieri sarà complicato perché appunto la veleno è abbastanza importante da usare contro di loro. Io ho aspettato che lui la usasse e adesso attacchiamo Brutality. Ti prego, arrivaci. Non ci arriviamo. Vabbè. Oh, che peccato. Qui mi fa un botto di danni lui. Qui mi fa un botto di danni. Io non gliene faccio altrettanti. O meglio, glieli faccio ma splittati. Quindi, purtroppo va così. Lo immaginavo che avesse un ciccione del genere. E adesso bisogna stare molto attenti. Molto, molto attenti. Vabbè, una schicchiera gliela tiro. Nient'altro. Aia. Provo a giocare loro anche se non è che mi convenga proprio tanto. Esatto, cioè lo aspettava proprio, ho perso la torre, ma... no, giocata molto male, giocata malissimo questa. Ho buttato via dell'elisir, guardate, non c'ho neanche più per attaccare. Madonna, che brutta giocata, ma mi vergogno io. E ora, poche chance. Poche chance. Proviamo ad ingaggiare così. Ok, ha speso molto Elisir.
che ti difendo in maniera più semplice possibile. Ma è morto! Ma che c***o... Niente, è troppo grosso, ha della gente troppo grossa da uccidere. Non riesco ad ucciderli. Ultima strategia. Poi non ne ho più. Va bene, va bene, va bene, va bene. Niente, c'ha... è andata anche questa. Figura di merda. Discorso a buttare via. Vabbè, secondo... questa è stata proprio una figuraccia da cani. Quindi si torna all'elaborazione del mazzo, perché bisogna fare delle modifiche. Allora, i tre moschettieri abbiamo visto che non funzionano per niente, perché tutti usano la veleno, quindi niente. Mi interesserebbe provare una strategia un po' diversa con la Nightwitch, ma ora mi serve qualcosa che picchi fortissimo i volanti. E mi serve, anzi no, altri cambi di deck velocissimi, perché sono tutti sull'unghia. Ho sbagliato. Così potrebbe non dispiacermi, ma voglio rifare il cambio di prima, di metterci questa potenziata al posto del gelino. 3.6, Gigante Royale, si cambia di nuovo strategia, vediamo cosa succede. Che è bello anche testare in là così, tra di noi. Testare, fare delle prove, vedere il mazzo che funziona meglio. Oppure in questo caso quelli che funzionano peggio, perché... Ok, non ho metodi per attaccare e lui è un po' antipatico, quindi io ci tiro. Porca vacca, però! Partiamo alla grande, ragazzi. Glielo dovevo tirare prima, ragazzi. Va bene. Ok, tutti i strellini sono andati a torre. E il tizio è morto, però mi ha fatto una quantità di danni che fa dell'inverosimile, cazziarola. Tiragliene una botta! Bravo. Non è un problema da poco in realtà. Va bene. Non sono ancora riuscito a tirare il gigantone, quello grosso. Però questa strategia non mi dispiace. Lui sicuramente giocherà il... no? Anche lui la cassa, va bene. La cassa mi preoccupa meno in realtà, perché come vedete i pipistrellini vanno alla grandissima. Partendo da dietro, Gigante Royale. Non si usa molto spesso il Gigante Royale da dietro, però in questo caso provo ad usarlo. Sicuramente. Ok, lui mi difende così. Io proverò a giocare questo e questo per contrastare e cerco di evitare i danni della torre. Perfetto, mi va bene. Oh, questi sono dei danni allucinanti, vecchio. Sì, buongiorno, devi tirarlo mezz'ora fa, però. Bene, giù la torre. La torre giù è importante. Adesso bisogna vedere se riesco a far cascare. Esatto, così e così. Qui ci giochiamo la mia Nightwitch. E giochiamo questo sperando che la guardia Royal regga il più possibile. Buono, l'ho tenuta. Va bene anche questo. Lenta però. Va bene, siamo dentro. Veleno tattica qua. Bravissimo che me l'hai messo lì, grazie. Ti voglio un sacco bene, bro. Ok, dobbiamo riuscire a tenerlo in qualche modo maniera. In qualche modo o maniera la devo tenere. Ottima domanda, devo provarci. One. E anche questa è andata. Ma vieni. Ora facciamoci un episodio XXL. Direi facciamo l'ultima partita e cerchiamo di vincerla. Gettone raro per noi. Due vinte, due perse. Avete visto anche come cerco di ragionare, come cerco di modificare il deck, come cappello tantissimo quando sbaglio le robe. Detto questo, vi saluto.
chiudiamo la questione. Mi raccomando, like, iscrizioni, condividete con i vostri amici. Ad un prossimo video. Ciao a tutti.